Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare di primo soccorso per i bambini, soprattutto in età prescolare. A volte poche manovre possono salvare la vita dei bimbi, ma soprattutto dei vostri figli. Lo facciamo con il dottor Patrizio Veronelli, presidente di SIPS. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Ogni anno 20 milioni di italiani hanno un incidente domestico. Di solito questo avviene in casa e di solito questi incidenti li hanno proprio i bambini ed i genitori entrano assolutamente nel panico. È vero, dottore? Purtroppo sì, perché la prima causa di morte nei piccoli da 0 fino a 6 anni sono appunto gli incidenti domestici. E i genitori normalmente pensano che la casa sia un ambiente sicuro, mentre è quello più pericoloso che esiste. Facciamo un esempio, la cucina, dove il forno può essere un elemento dove i bambini possono avere ustioni, le pentole che bollono sopra i fornelli senza la ribaltina, il bimbo è curioso, quindi si arrampica e molte volte si tira addosso tutto ciò che sta bollendo in quel momento, peggio ancora se olio, ma anche l'acqua può creare dei grossi problemi. Bisogna considerare che la superficie corporea di un bimbo, che tendenzialmente si porta a pensare che è piccolo, quindi ha meno esposizione, in realtà è molto più concentrata, certo. E quindi la perdita di liquidi, il rischio di infezione per una grossa ustione è maggiore in un piccolo che non in un adulto, quindi il rischio di morte per ustioni molto gravi è molto più alto nel bimbo che non nell'adulto. Facciamo una differenza per far capire meglio da casa, una differenza tra primo soccorso e soccorso, cioè una netta differenza. Allora, primo soccorso è quello che può essere portato ad un bimbo, per esempio, che cade, sbatte la faccia e ha la perdita di sangue dal naso. Quindi dai genitori, persone, le maestre o chiunque sia. Anche qui bisognerebbe insegnare alle persone come intervenire, perché la prima cosa che si fa quando un bambino ha la perdita di sangue dal naso, metti la testa indietro, mentre in realtà la deve mettere in avanti. Bisogna fargli soffiare il naso in maniera violenta, in maniera che escano fuori tutti i piccoli rimasugli di coaguli che ci sono, certo, nel naso, e poi dopo spingere la narice da dove esce il naso per almeno 5 minuti. A quel punto si blocca l'emorragia. È una cosa semplicissima che sì, però in quel momento nessuno fa, perché nessuno poi fa. La prima cosa che prende è il panico, perché di fronte al sangue, ad un'emorragia, anche perché le zone, diciamo, bocca, naso sono altamente irrorate, quindi basta un piccolo capillare che si rompe e c'è una fuoriuscita di sangue abbastanza importante. Partendo dal presupposto che se l'incidente è più grave bisogna chiamare innanzitutto il soccorso 118. E questo purtroppo in ambito pediatrico non è un uso frequente. Le persone tendono a portare i bambini spontaneamente al pronto soccorso e questo può essere un danno anche per il bambino, cioè è chiaro che nelle situazioni di minore emergenza, certo, si può portare, ma per esempio un bambino che cade da un muretto di 2 metri e rimane per terra, non è detto, caso di non toccarlo. Non bisogna toccarlo, perché se c'è una situazione di frattura di vertebra, quello che deve essere il soccorso è quello del primo, del soccorso avanzato, cioè l'ambulanza che arriva, la lettiga spinale che viene messa sotto alla colonna vertebrale del bambino, il collarino, per cui se ci sono danni non ne rimarranno dopo al bimbo, ma se uno lo prende, lo porta in braccio e c'è una frattura di una vertebra, il rischio è di andare a sezionare il midollo e quindi rendere il bimbo infelice. Allora, per tutti, avere assolutamente a portata di mano i numeri utili, 118, 115, l'antiveleno è importante, perché questo non, esatto, lo pensa mai nessuno. Allora, noi abbiamo un sito come società, sì, scientifica, che è il www.simeup.com, cioè Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, e ci sono tutte delle pillole di emergenza che sono rivolte anche ai genitori, per cui qualsiasi genitore può accedere al sito, certo, e vedere che cosa deve fare in caso di un'emergenza. Noi abbiamo messo una pillola, cioè quindi un piccolo foglietto, dove c'è scritto che cosa fare a casa, che cosa fare quando si telefona al 118, che cosa fare nel momento in cui si arriva in pronto soccorso e si attende la visita, perché quando un bambino arriva in pronto soccorso il personale infermieristico compie una piccola supervisione che viene definito triage, e da quel triage si dà il codice, certo, per cui si va bianco, verde, il giallo e il rosso. Ora i due codici, giallo e rosso, sono quelli per cui l'intervento deve essere certo, immediato, certo. Ma il bianco e il verde molte volte aspettano. Aspetti ore, okay, d'ora, sì. Quindi sapere che cosa fare nell'attesa è importante, altrimenti il genitore molte volte si spazientisce, il bimbo diventa nervoso e la cosa
peggiora. Una cosa importante è quella, quando si chiama il 118 all'autoambulanza, di dare dati precisissimi. Esatto. Questo è fondamentale. Molte volte si perde tempo nell'intervenire del soccorso perché chi chiama il soccorso non dice a che piano si sta, qual è il nome sul citofono. Nome e cognome, certo. Nome e cognome, poi soprattutto dire la via esatta, il numero civico, se c'è un ascensore, se non c'è l'ascensore le scale sono strette, sono larghe, perché molte volte la barella non può passare attraverso le scale, quindi bisogna andare col telone a prendere il paziente che in quel momento non può essere portato da solo al pronto soccorso. Quindi ci sono delle piccole dei piccoli avvisi che però possono aiutare ancora di più a salvare la vita di una persona. A volte i presenti, certo, che soprattutto sia. Quando si sta in strada e capita di vedere una persona che cade a terra o ha un incidente, andarsi a mettere sopra la persona che ha avuto l'incidente vuol dire togliergli l'aria, farlo sentire costretto e così via, invece allontanarsi, non fare manovre avventate, soprattutto se non si è capaci. Dottore, ma c'è una manovra assolutamente importante da insegnare ai genitori, che è la manovra antisoffocamento. Sì, questa è una manovra che noi definiamo di disostruzione delle vie aeree per inalazione di corpo estraneo. Consideri che i bambini da 0 a 4-5 anni spesso, molto frequentemente, inalano o un pezzetto di cibo oppure un piccolo pezzetto di giocattolo. I genitori pensano di prenderli, metterli sì, a testa in giù, a gancole, esatto. Che è una roba veramente. Sì, un lattante, la cosa più frequente è vedere prendere il bimbo per i piedi e metterlo giù come un piccolo salamino e poi sbatterlo a destra e a sinistra con il rischio di provocargli dei danni abbastanza consistenti all'organismo. E la cosa invece più semplice, se posso le faccio vedere. Sì, certo, allora vogliamo vedere assolutamente. Questi sono i manichini che noi usiamo proprio per la disostruzione del corpo estraneo. Come può ben vedere qui, noi abbiamo il facsimile del corpo estraneo che infiliamo all'interno del cavo orale del bambino e dopodiché si comincia a fare la manovra dando 5 pacche interscapolari, quindi nella zona che si trova tra le due scapole del lattante. Questa è una manovra che si fa esclusivamente nel bambino al di sotto dell'anno di vita, mentre nel bambino più grande si ha la manovra di Heimlich. Allora, si fanno 5 pacche, 1, 2, 3, 4, 5, dopodiché il piccolo viene rigirato a mo' di sandwich proprio sull'altro braccio e sull'altra gamba. E a questo punto si fanno delle compressioni toraciche esterne molto secche e profonde, perché quello che si deve ottenere nella manovra di l'espulsione è la tosse artificiale. È la stessa cosa che capita quando si è a scuola, certo, e il compagno di dietro ti dà una bella botta, esatto, all'improvviso della schiena e fa il colpo di tosse. La stessa cosa deve succedere qui, perché quello che noi dobbiamo fare con questa manovra, che si usa esclusivamente quando l'ostruzione è completa, cioè il bambino non riesce più a respirare, a piangere, diventa cianotico, noi dobbiamo cercare di spostare il corpo estraneo. Poi se lo riesce a espellere, meglio, ma se si sposta in un'altra parte di un bronco e quindi libera l'altro polmone, certo, l'importante respira, è che respiri soffocato, e poi dopo, certo, in pronto soccorso, certo, si toglie la cosa. Quindi, certo, si fa questa manovra, 5 compressioni sempre, 4, 5, in maniera che continuando ad alternare le pacche alle compressioni si può raggiungere la disostruzione, ma non è detto che la disostruzione si raggiunga, e a quel punto il genitore non può essere educato soltanto a saper fare la manovra di disostruzione, certo, deve assolutamente imparare quelle che sono le manovre di base di rianimazione cardiopolmonare, altrimenti un bimbo che rimane. E abbiamo anche esatto. Quindi questo sul lattante, questo invece è il massaggio cardiaco esterno in un lattante, e sono 30 compressioni con 2 ventilazioni, il tutto moltiplicato per 5 volte. Certo, è interessantissimo e anche utilissimo, tra l'altro. Voi so che state facendo dei corsi sì, con il comune di Roma, Roma, sì, e presto avete in preventivo di farne anche, sì, alle noi maestre. Noi siamo partiti adesso con l'assessorato al personale, con l'assessore Cavallari, per fare circa 400 educatrici degli asili nido, quindi insegniamo a loro queste manovre sia di disostruzione che di rianimazione cardiopulmonare di base. E proprio l'altra sera abbiamo chiuso l'accordo come società scientifica con l'assessore Belviso per farlo anche alle maestre dell'infanzia, della scuola dell'infanzia. Ma quindi so che 2000... sperate, sì, noi vorremmo arrivare genitori, ai genitori, perché è la cosa fondamentale. È vero che i bambini oggi vivono tantissimo tempo a scuola, quindi asili nido, materne, elementari e così via.
Però può succedere che una mamma si trovi nella difficoltà di gestire un bimbo che ha inalato. Se sa fare queste manovre, anche se non riesce a disostruire, anche se il bambino dovesse andare in arresto cardiaco o cardiorespiratorio perché non l'ha disostruito, ma sa fare la rianimazione cardiopolmonare di base, nel momento in cui arriva il soccorso avanzato, quel certo. bimbo non ha subito danni importanti né al cervello né al cuore, che sono le due cose fondamentali che debbono essere messe in condizioni di ripartire subito. È importante anche avere una piccola farmacia in casa con dei salvavita, sì, comunque. Sì, questo, mi scusi se interrompo, questo è importante soprattutto per i bambini che hanno, per esempio, note allergiche abbastanza certo, elevate. Certo. E qui si apre un capitolo abbastanza doloroso, tra virgolette, perché purtroppo fatichiamo a far entrare nelle scuole i salvavita. Ah, ecco. I bimbi stanno 8 ore a scuola. Un bimbo che ha tendenza ad un'allergia molto alta e che quindi può andare incontro a uno shock anafilattico deve avere a disposizione, e oggi esistono dei presidi terapeutici che sono l'adrenalina autoiniettante. Il famoso armadietto non esiste più? L'armadietto non esiste perché, diciamo, la tachipirina per la febbre o un qualsiasi altro farmaco hanno poca importanza. Diciamo che la cosa fondamentale è il salvavita. Il salvavita è l'adrenalina, perché l'adrenalina è l'unico farmaco che riesce a bloccare in pochissimo tempo uno shock anafilattico. Insomma, facendo un riassunto, non farsi prendere dal panico. No, questo assolutamente. Però, chiamare subito i soccorsi se la cosa è grave, è gravissima, esatto. Non toccare il bambino, esatto. Ma chiamare il 118, esatto. Per i numeri a disposizione. Esatto. Imparare queste manovre che sono, certo. Semplicissime. Sì, molto semplici. Occupano lo spazio di una mezza giornata, dalle 9 della mattina fino alle 2, e dopodiché una persona è idonea. Allora molte domande che ci vengono fatte sono a noi istruttori: che succede se io sbaglio a fare le manovre? Allora è chiaro che un banale incidente può capitare anche per chi sta facendo la manovra, certo. Però sul piatto della bilancia va messo la frattura di una costola o la vita di un bimbo. Allora la frattura di una costola si rimette a posto. Se il bimbo muore, il non si recupera più. Soffocato, esatto. Ovviamente non, esatto. Succede. Questa non, è la non, ci sono, non c'è più niente da fare. Per finire, sì. Ci sono genitori troppo permissivi e altri genitori invece che sono iperapprensivi. Alla fine però questo non salva né in un modo né nell'altro da un incidente. No, assolutamente. Difatti quello che noi stiamo spingendo, lo stiamo facendo ormai da 3 o 4 anni, ogni anno la nostra società scientifica in 11 piazze di altrettante città italiane fa la manovra per la vita, nel senso che facciamo vedere a chiunque passa in quel momento in quella piazza qual è la manovra di disostruzione. Poi è chiaro che invitiamo le persone ad andare a fare il corso. Un corso quanto dura, per curiosità? 5 ore. 5 ore? Ma neanche tanto tempo. No, assolutamente. Quindi magari noi possiamo dire ai genitori: prendetevi 5 ore della vostra vita, papà e mamma, passate un pomeriggio con i bambini, passate un pomeriggio insieme ad altri papà e altre mamme e salvate la vita ai vostri figli. Esatto. Proprio io ringrazio, così. La ringrazio infinitamente per grazie essere venuto qui ospite nella mia trasmissione e vi ringrazio per averci seguito.